10 anni siamo riusciti a star tutti insieme, perché le condizioni in cui vivono le lavoratrici e i lavoratori sono condizioni che gridano vendetta e che hanno necessità di una risposta forte, e questa risposta è fortissima, quella che stiamo dando oggi a Bologna come in tutte le altre città d'Italia. A quello che sarà la nuova giunta, la nuova maggioranza di questa città. Ci hanno raccontato e continuano a raccontarci anche in campagna elettorale che questa è una città democratica e progressista. La realtà è un'altra. In questa città la voce delle lavoratrici e lavoratori, la voce dei cittadini non conta niente. Vi ricordo soltanto che fino a fatto il referendum sul finanziamento alle scuole private, totalmente ignorato dalla giunta Merola. C'è un caro vita che continua ad aumentare, gli stipendi invece sono fermi, sono stipendi da fame, e complice anche lo sblocco di licenziamenti, in tantissimi rimarranno assolutamente senza reddito. Sfruttati, basta sfruttamento, forza, tutti avanti!